Questo programma è offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Amici sportivi di Radio Doppio Zero del Bitotto Calcio, buonasera dallo studio centrale di Radio Doppio Zero, ennesima puntata anche questa volta del Ruggito Nero Verde, lo vedete subito, l'ospite di questa sera è Luigi Gianfreda. Ciao Luigi, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. E sarà lui questa sera l'ospite sacrificale della puntata di Ruggito Nero Verde. Lo vedete anche lì, insomma, accanto a Luigi c'è Nicolangelo Biscardi. Ciao Nico. Buonasera a tutti, reduce da un indecente Radio Cronaca. No, invece allora cominciamo prima di tutto a dire grazie tante a veramente tutte le persone che ci hanno visto
in diretta durante la radiocronaca che noi abbiamo fatto da Agropoli e tutte le persone che ci hanno visto poi dopo. Circa 13.000 visualizzazioni è una cosa grandissima per Radio Doppio Zero e siamo contentissimi di aver dato la possibilità a chi era a Bitonto e fuori Bitonto di seguire insomma la nostra squadra. Grazie tantissimo a tutti gli sponsor che ci hanno dato la possibilità di farlo, grazie a tutti gli amici che ci hanno dato una grossissima mano d'aiuto. Cercheremo di fare sempre meglio le prossime volte qualora fosse possibile, sia possibile, e soprattutto tutto. Noi vorremmo che ci fosse ancora la possibilità che Radio Doppio Zero vi seguisse il Bitonto Calcio con una diretta radiofonica o chissà anche una telecronaca, dico, vero? Sarebbe molto molto bello. Ma mettendo in campo gente specializzata diciamo noi ce la siamo, noi, io ti ho supportato per quello che è stato possibile, tu te la sei cavata abbastanza. Vabbè, sul sopportare una cosa reciproca quasi di ogni giorno. Allora, di cosa parliamo stasera? Parliamo di Luigi. Parliamo innanzitutto, proveremo a conoscere meglio il nostro Luigi Gianfreda, che è tra i protagonisti tra l'altro del successo del Bitonto, del ritorno al successo in trasferta lontano dal Città degli Ulivi per il Bitonto, che è tornato a vincere appunto in terra campana, visto che le ultime tre trasferte tra l'altro al di là degli Appennini sono terminate in pareggio. Il Bitonto è tornato a vincere, è tornato a sorridere lontano dal Città degli Ulivi, lo ha fatto con un 3-0 rotondo, netto, meritato ai danni dell'Agropoli fanalino di coda, risultato importante, anche poi capiremo in virtù della classifica e dei risvolti che ci sono stati, e un 3-0 chiaramente suggellato anche dal gol del raddoppio siglato dal nostro Luigi Gianfride, che è ospite non a caso proprio per questo motivo, anche perché Patea Lattanzi, che gli altri autori, gli altri marcatori sono stati già presenti, abbiamo approfittato, quindi abbiamo tolto la palla al palo per dire ora è il giusto dare il giusto merito, il giusto riconoscimento, il giusto tributo a Luigi Gianfreda. Quindi parleremo di quel che è stata la gara di domenica scorsa al Guariglia di Agropoli, ma siccome nel cammino del Bitonto c'è ancora un'altra formazione campana, domenica al Città degli Ulivi, ricordiamo subito, si gioca alle ore 14:30. Così presto? Sì. Non possiamo nemmeno mangiare. Non si può fare niente, bisogna fare in fretta, mangiare la braciola di Domenico, la pasta col sugo, la pasta al forno, fate un po' voi di corsa e venire subito allo stadio. Si giocherà alle 14:30 contro la Nocerino, un'altra sfida affascinante visto anche il trascorso nei campionati professionistici dei molossi rossoneri, che diciamo di carino hanno forse solo il colore per quanto riguarda, scherzo chiaramente. Affrontiamo la Nocerina e ci sarà da battagliare in questa gara che, ribadisco, si giocherà alle 14:30 e soprattutto sarà una giornata particolare, speciale, poi lo sveleremo per quale motivo alla fine, perché ci sarà una grossa novità per tutti i tifosi nero-verdi. E allora, come al solito, ringraziamo tutte le persone che già ci stanno seguendo da casa, stanno scrivendo sulla chat, c'è Gianni Sara, c'è Gigiana Clerio, Nicola Caldarola, Graziano Moretti che ci sta guardando in diretta, ma Graziano Moretti è alle spalle, anche lui. Vabbè, lasciamolo fare. Prima domanda, al volo, che cosa ti ricordi di domenica? La pioggia. Il gol, la pioggia. Sicuramente la cosa più importante che ricordo è il gol e l'esultanza successivamente con tutta la squadra. Poi fondamentalmente è questo che ricordo. Senti, poi la bella prestazione anche che abbiamo fatto su un campo difficile. Senti, tu sei un difensore, sì. come ti sei trovato lì? Sicuramente era una partita un po' più, diciamo, un po' più gestibile, perché era molto basata su palle alte, su pochi fraseggi, quindi era più gestibile da parte nostra, quindi è andata bene, dai. Senti Luigi, vi ha un po' preoccupato all'inizio, proprio all'inizio del match, quando c'è stato quel vero e proprio diluvio, questo nubifragio, no? Veramente una tempesta d'acqua. C'è stata una nuvola proprio che ha scardinato il cielo. Più che preoccupati eravamo un po' più, cioè non sapevamo come gestire, no, però preoccupati no, perché noi sapevamo su cosa basare la partita, eravamo già preparati, il mister ce l'aveva già detto,
era, il campo era, diciamo, impraticabile, quindi non potevamo controllare molto il gioco, la palla non era, non scorreva fluidamente, quindi dovevamo sbloccare la partita soprattutto nei calci piazzati, e l'abbiamo fatto bene. Ed è stato forse quello, Nicola, scusami, proprio il merito del Bitonto, l'abbiamo raccontato più volte anche nella radiocronaca, il fatto che il Bitonto si sia immediatamente adattato alle condizioni del terreno di gioco, ha capito che non si poteva giocare con il fraseggio rapido, sciolto, tipico della formazione guidata da Roberto Taurino, ma era necessario verticalizzare subito, guadagnare metri, guadagnare campo e magari sfruttare situazioni da calcio piazzato. Infatti i primi due gol sono arrivati proprio da due pennellate precise e perfette di Marsili, una per la testa, la schiacciata quasi stile rugby, basket, esatto, anche perché mentre facevamo la radiocronaca, Nico, insomma, le zone di palude, ecco, anche qui la palla si è arenata, cioè proprio si è inchiodata proprio. E guardate il secondo tempo, il terreno di gioco è persino migliorato rispetto al primo, perché un po' le pozzanghere il fondo le ha assorbite, però comunque era assolutamente ingestibile come situazione. Allora Luigi, iniziamo subito con qualche domandina. Una giornata sicuramente difficile da dimenticare per te, questa di Agropoli, cioè il ritorno, come detto, alla vittoria fuori casa del Bitonto, la lunga in classifica sul secondo posto, la tua ottima prestazione condita anche da una rete, insomma, sulle palle alte, tu, visti i tuoi centimetri, andavi a nozze, chiaramente. Secondo te è una giornata che, visto la positività dei risultati e così via, è una giornata che potrebbe rappresentare quella di domenica scorsa, un punto di svolta, una chiave di volta di questo campionato del Bitonto? Sicuramente sì, perché diciamo la partita come si era messa, il diluvio, la palla che non si fermava, quindi avevamo poco gioco, ha dimostrato il fatto di quanto secondo me fossimo squadra unita, quindi il fatto di andare forti su ogni pallone, decisi, ha fatto vedere che comunque siamo una squadra unita e che possiamo farcela su qualunque campo. Sicuramente una grande soddisfazione quella della rete, Gigi, anche perché è arrivata alla tua, se non erro, seconda presenza consecutiva, sì, da titolare dopo un periodo non facile, sì, perché sei stato fermo, credo, da ottobre, forse per un problemino muscolare, sei rientrato, una ricaduta, insomma, non ti si è visto purtroppo poco in campo, un po' più in panchina, però sicuramente è una bella soddisfazione, anche perché nel momento in cui Gargiulo, che è un po' il tuo, diciamo, tra virgolette, concorrente di ruolo, ha avuto lui un problemino a lui di natura muscolare, di natura fisica, tu hai risposto assolutamente presente con delle prestazioni positive sia con Fasano che con l'Agropoli, quindi è un toccasana per il resto della stagione. Sì, questo sicuramente è un toccasana, sì. E il gol, tu per un difensore, diciamo, non è un abituale, quanti ne hai segnati solitamente, cioè quanti ne hai segnati finora, e a chi hai voluto dedicare, a chi hai dedicato questa rete? No, sinora ne ho segnati pochi gol, una stagione, diciamo, quindi pochissimi. No, però non ti dire se giocati al bonus. Però diciamo il gol lo dedico soprattutto a chi mi sta vicino, a chi mi incoraggia sempre, e soprattutto loro merito, che sono riuscito a raggiungere questo traguardo. Poi io ho notato tra le dirette, diciamo, che nella diretta, nei commenti che arrivavano, c'era una persona in particolare che credo si chiami Francesca, sì, sì. Che ci teneva particolarmente. Adesso andiamo sul gossip. No, però sicuramente fa piacere per un giovane ragazzo avere il sostegno della propria compagna. Sì, 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 sì. Abbiamo parlato del terreno di gioco, sì. Luigi, che era difficile. Ecco, noi conosciamo quanto sia maniacale mister Taurino in ogni dettaglio. Sin dal primo momento in cui siete arrivati alla guariglia di Agropoli abbiamo notato tutti che il terreno di gioco non era in alcun modo in perfette condizioni. Che cosa vi ha detto poi negli spogliatoi?
a prescindere dalla pioggia, ecco, cioè, quali accuratezze, quali attenzioni vi ha posto l'attenzione? Allora, innanzitutto ci ha detto comunque di imporre il nostro gioco, questo prima del diluvio. Sì. Poi con il diluvio ha cambiato un po' gli assetti, diciamo. Ha detto che siccome appunto il terreno era ingiocabile, la palla non scorreva facilmente, dovevamo sbloccare la partita appunto su dei calci piazzati. Poi successivamente il terreno, diciamo, si è un po' sistemato e abbiamo potuto giocare un po' di più. Infatti il Vitorno poi nella ripresa è riuscito un po' più a manovrare. A far vedere tra mille difficoltà, chiaramente. Allora, nel frattempo da casa ci sta guardando anche Silvione Mercai, che è entrato poi un paio di stanze. Sì, sì. Ecco. Siamo insieme nel B&B. Ecco. Senti, allora io volevo farti una domanda proprio su Silvio. Ma Silvio è proprio così come lo vediamo? Cioè, giocherellone, scherza, prende il giro? Sì, è così. È proprio pazzo. Così. È un giocherellone. È completamente pazzo. Ti piace scherzare. Senti Luigi, io prima, mentre le telecamere erano spente, abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Tu sei di Minervino di Lecce. Minervino, sì. Ma da quello che sembra, o meglio, da quello che mi hai raccontato, tu sei un bravo ragazzo perché studi, sì. Stai facendo. Come ti sei trovato qui a Bitonto? Bitonto mi sono trovato subito bene perché ho trovato dei compagni, la gente anche molto calorosa, molto affettuosa. Quindi non potevo che trovarmi bene. Ti aspettavi di trovare una squadra così compatta all'inizio della stagione? Guarda, all'inizio al ritiro eravamo già molto, molto uniti, molto in sintonia. Quindi non poteva che questa unione non poteva che andare sempre meglio con il passare del tempo. Come, chi è che ti ha convinto a venire qui? Avevi parlato con qualcuno? Qualcuno ti aveva detto guarda, vai a Bitonto perché probabilmente avrai spazio. Hai scelto tu di venire qui perché magari pensavi che potesse essere l'occasione giusta per poterti far conoscere ancora di più? Guarda, inizialmente mi sono sentito con il direttore, poi successivamente con il mister, e mi hanno comunque convinto che il progetto era molto importante, era un progetto che è ambizioso comunque per il primo anno di D, sarebbe stato comunque un palcoscenico importante, e quindi ho deciso di venire qui a Bitonto. E ti stai trovando bene, insomma? Sicuramente, certo. Perché io ricordo la foto della presentazione di Gigi all'annuncio, se arrivo a Bitonto, sembrava un ragazzo veramente universitario, cioè il occhiale, classico studente, cioè proprio il classico studente. E infatti poi ti sei iscritto all'università, sì, a Bari. Sì, frequento lettere e filosofia a Bari. Per cui, insomma, il livello culturale è alto e Gigi Gianfreda riceve gli applausi del direttore, sì. Mario Sicolo, che dall'altro lato della telecamera sta seguendo questa puntata. Ti assicuro che comunque Gigi ha conosciuto molto bene il direttore del Da Bitonto nella sua fase, proprio perché stava sclerando quella diciamo non intellettuale, diciamo. Allora, noi invitiamo il direttore Mario Sicolo, cioè, se vuole intervenire noi. No, meglio di no. L'ho visto un po' inquieto. Sì, è abbastanza inquieto perché ha avuto uno scambio di opinioni anche per quanto riguarda l'ambito medico. Vabbè, medico è un discorso poi troppo lungo. Va bene, poi vi spiegheremo che cosa vuol dire, perché voi non sapete, prima di cominciare la trasmissione, noi qui ci ritroviamo come famiglia con Anna Verriello, che sapete benissimo, la nostra, tranne il sottoscritto, che per trovare posto. Lui che oggi è arrivato in ritardo, per cui se abbiamo cominciato in ritardo è per colpa sua, perché fra l'altro Gigi Gianfredi è arrivato anche abbondantemente prima, per cui scambiamo un po' quattro pensieri su quello che è la vita in generale. Oggi Mario ce l'aveva con i dottori, poi vi spiegheremo perché. Allora, prima di cominciare con la galleria fotografica, sì, vogliamo fare due riferimenti al prossimo turno e poi... No, facciamo magari la galleria. Facciamo la galleria. Allora, così poi chiudiamo e iniziamo a indirizzarci, okay, verso domenica, allora, prossima, anche perché avremo un collegamento telefonico da Nocera Inferiore. Allora, certo, come al solito la galleria fotografica è sempre curata da Danilo Cappiello, il nostro amico che è a casa, ci sta guardando, ma che comunque dal di fuori continua a collaborare con Radio Doppio Zero e con lo Bitonto Calcio anche per quanto riguarda la puntata. Allora Gigi, questa è la tua prima foto. Danilo ha scritto: piacere, Luigi da Minervino di Lecce. Adesso dimmi che cosa pensi guardando. E che cosa ti ricordi? Che cosa ti ricordi? Perché noi sappiamo quando è stata scattata. Sì, questa è la prima partita che
di campionato che disputavano il Bitonto, era contro il Francavilla. Sì. Un altro bufera d'acqua. Sì, sì. È un ricordo molto importante. È la prima partita che ho fatto tra i grandi. È un ricordo che porto molto a cuore. Senti, tu sei per un classe 2000 come te, che cosa ha rappresentato esordire in un campionato come questo con una squadra che ha molte ambizioni, anzi che ha alte ambizioni? Esordire un campionato del genere non può sicuramente aiutarmi molto nel futuro, perché è un campionato molto difficile in cui ci sono molte squadre come Foggia, Cerignola, e molte squadre che hanno ambizioni importanti e in cui si deve lottare su ogni partita per fare quel passo in più che poi magari porterà al raggiungimento di un bel traguardo. Senti, ti ricordi in che periodo è stata scattata questa foto? Nico, tu che ci puoi aiutare a livello di tempistica. Periodo la questo, mia partita è il primo settembre. Settembre. Primo settembre. Quanto sei cambiato da settembre fino adesso? Parecchio, perché con il passare del tempo, con le partite, ho acquisito più esperienza, poi anche con i compagni che ho di reparto, come Lomasto, lo stesso Montrone, Amelio, Colella, non posso che imparare ogni giorno di più e migliorarmi. Allora, andiamo con la seconda foto. Cosa stai facendo qui? Taekwondo. Avevo difeso palla sulla linea di fondo. Allora, Danilo ci ha scritto, sì vabbè, però adesso alzati. Senti, logicamente questi sono, logicamente essendo difensore, questi sono i tuoi momenti principali durante la partita. E nella mente di un difensore giovane come te, che cosa passa in quei momenti particolari? Anche perché quando abbiamo chiesto anche a Paolo roba del genere, passa veramente pochissimo tempo per poter ragionare, sì, attimi. Diciamo che il difensore deve essere sempre attento, nella mente in difensore non ci può essere mai un momento di concentrazione. E quindi deve essere sempre fisso e pensare sempre a ciò che può succedere, pensare quindi sempre negativo nel Stai emozionando, non è abituato alle telecamere. Noi mettiamo tutti a proprio agio, quindi stai tranquillo. Andiamo con la terza foto. Eccola qua. No, non è questa, è questa qua. Ecco, sì. Beh, allora c'è Paolo sullo sfondo, tu col pallone davanti ai piedi. Vabbè, titolo della foto. Okay, come dici tu? Io non faccio. Descrivici questo rapporto con i compagni di reparto. No, con i compagni di reparto c'è un rapporto molto solido. Ognuno deve aiutare l'altro, perché con la comunicazione poi si riesce comunque a consolidare questo rapporto. Comunque, la difesa va. C'è bisogno di comunicazione, c'è bisogno di parlare per appunto supportarci, per aiutarci. Allora, mi sta ricordando un attimo la puntata scorsa con mister Roberto Taurino, quando a una delle diverse domande dei colleghi giornalisti disse: nel calcio ci vuole cultura e intelligenza. Ecco. Assolutamente, sì, è un aspetto che si ricollega appunto a quel che diceva il tecnico di Trepuzzi, ecco. Andiamo con l'ultima foto. Andiamo con l'ultima foto invece. Questa è l'ultima foto. Questa è esplicativa. Ringraziamo sempre anche perché ha colto l'attimo fuggente dalla tribuna Anna Veriello, che ringraziamo non solo per le foto, ma anche per la stoicità con cui è stata domenica vicino a noi, perché veramente in condizioni abbastanza difficili. Ma la ringraziamo soprattutto per, diciamo, il post alimentare. Sì, vabbè, ma a parte quello, Anna è una presenza ormai costante durante le nostre trasferte, adesso a prescindere dalla battuta del fatto che comunque ci ciba e ci delizia, ma perché ormai è diventata una famiglia vera e propria quella nostra, in pratica, facendo le trasferte, veramente. Facciamo le dirette su Facebook, sul viaggio di ritorno, dove... Poi ne parleremo anche di quella cosa che abbiamo fatto record di ascolti, la nostra zizzona. Sì, assolutamente, poi ne possiamo parlare. Allora,
Questa è l'ultima foto, la rimettiamo, grazie Danilo. Eccoti, ti stavo aspettando, questo è il gol giustamente di domenica. Io volevo capire, tu in questo periodo hai avuto un infortunio abbastanza lungo, due espulsioni, un periodo non eccessivamente facile, poi pian piano hai ricominciato insomma a pedalare. Che cosa hai attraversato nella mente in questo periodo di tempo? E come hai reagito? E soprattutto come hai reagito in questo momento? Allora, il periodo che ho passato non è stato, appunto, come hai detto tu, un buon periodo, perché l'inizio non è stato facile, ho avuto due espulsioni, poi si è messo anche l'infortunio che mi ha tenuto fermo altri due mesi. E poi comunque il mister comunque mi ha dato comunque fiducia ancora, mi ha dato ancora fiducia e il gol è stato molto importante per me, perché mi ha dato molta sicurezza e molta voglia di fare. Diciamo che è anche un riscatto per quello, certo, per quello in cui sono mancato precedentemente. Io non so se Nico ti ha chiesto a chi hai dedicato il gol. L'hai chiesto, Nico? Sì, no, l'avevo chiesto. Allora, ero un attimo disattento. Però sicuramente è forse quello del gol, Gigi, il coronamento di questa rinascita in questa stagione. Sì. Ed è bello sottolinearlo, ed è bello anche onestamente vedere il tuo sorriso. Da casa forse non si percepisce la gioia di quando è qui che noi vediamo, che ce l'abbiamo spalla a spalla, però c'è veramente quella genuina felicità, perché abbiamo visto poi Gigi faticare, anche non allenarsi, vedere i compagni allenarsi e lui purtroppo stare in panchino o andare su e giù per visite e sì, quant'altro. Tra l'altro, cammino di Gigi che ha rischiato, lo dicevamo prima prima di partire con questa puntata, a Camerino ha rischiato anche un brutto infortunio proprio l'ultimo giorno, all'ultimo allenamento, quindi diciamo ora è il momento della riscossa. È il momento della riscossa, esattamente. E allora un paio di domande, sì, da casa, poi ecco, passeremo finalmente al... sì, perché, i nostri utenti. No, vi chiedo scusa, ma si era bloccato purtroppo il telefono, per cui non riuscivo a caricare le cose. Allora, la prima domanda che ci arriva da Francesco Lillo: Luigi, speri di tornare a Lecce e giocarti le tue carte? Quello sarebbe un sogno, giocare per la città in cui abito, in cui sono nato, è un sogno veramente molto grande. Vediamo come va questa stagione, ci proveremo. Cosa ti manca di più della tua città, a parte la famiglia logicamente? Mancano parecchie cose, il mare, la mia famiglia soprattutto, certo, quello è fondamentale. Poi allora, da casa scrivono: Gianfredo, ti vedo molto timido e di sicuro sei un bravo ragazzo, però in campo dacci dentro. Sì. Ok, cercheremo di farlo. Spacca tutto. E poi forza Gianfredo, insieme a Colella e Lomasto, un muro difensivo insormontabile stasera. E così salutiamo Filippo Stolfi che ci sta guardando anche da casa, e Marco Tedesco, Emanuele Natalizio, il direttore De Santis, insomma un po' di gente come al solito. Allora, un'allegra compagnia. Allora, andiamo avanti, quindi iniziamo ad avvicinarci a quel che sarà domenica prossima, il 21esimo turno di questo campionato, quinta gara del girone di ritorno. Il Bitonto ospiterà la Nocerina, quindi chiedo alla regia di supportarci con quella che è la grafica legata al campionato, alla giornata di campionato. Credo sia la foto, l'immagine numero 5, se non erro. Grazie alla regia, sempre splendidamente curata. Anzi, no, mi correggo, la 22esima, chiedo venia. E mi ha ingannato la classifica legata al 21esimo turno, la 22esima giornata. Bitonto Nocerina, però il Bitonto che affronta la formazione campana e sicuramente probabilmente darà uno sguardo a quelle che sono poi i due big match di giornata, giusto Gigi? C'è Sorrento-Taranto e c'è Foggia, Audace, Cerignola, si affrontano praticamente la seconda contro la quinta, come in un ipotetico playoff, e la terza contro
la quarta in classifica. E allora leggiamola questa giornata di campionato: Bitonto, Nocerina, Fidelisandria, Francavilla, Foggia, Audace Cerignola, Gelbison, Città di Fasano, Gladiator, Agropoli, Grumentum, Brindisi, Nardò, Casarano, Sorrento, Taranto e Team Altamura, Gravina. E sono belli incontri. Sì, c'è questo derby sempre molto sentito della Murgia tra Altamura e Gravina. Derby salentino, un derby, quella giornata dei derby territoriali, perché c'è poi anche il derby salentino tra Nardò e Casarano, punti salvezza importanti in palio tra Grumentum e Brindisi, Gladiator Agropoli, con l'Agropoli chiamato chiaramente forse una delle ultime chance per poter entrare in corsa, sfida praticamente non dico drammatica ma estremamente delicata quella tra Fidelisandria e Francavilla, perché si affrontano la terzultima contro la penultima. E poi c'è il Fasano, reduce dalla gara di semifinale ieri con il Coppa Italia nelle Marche a Tolentino, che affronta la Gelbison a Vallo, il Gelbison a Vallo della Lucca. Sì, Fasano che era andato in vantaggio, poi è stata raggiunta all'87esimo dal Tolentino. Io direi rapidamente di vedere un attimo la classifica, esatto, e di analizzarla insieme al nostro Gigi Gianfreda. E allora la classifica è questa: Bitonto 47, Sorrento 43, Foggia 42, Cerignola 40, Taranto 35, Casarano 34, Fasano 31, Brindisi, Gravina 27, Altamura 25, Gladiator, Gelbison, Nardò 24, Grumentum e Nocerina 22, Andria 19, Francavilla 18 e Agropoli 13 punti. Dalla classifica già si capisce che affronteremo una squadra invischiata nelle zone basse, che ha tutta la necessità di fare punti per provare a raggiungere la salvezza diretta, in quanto al momento la classifica condanna la Nocerina ai play-out. Gigi, analizziamo questo campionato, questa classifica, magari la lasciamo in sovrimpressione. Sorpresa secondo te di questo campionato? Ovviamente non dire il Bitonto, scherzo. Sorprese, delusioni e poi... Le abbiamo affrontate già queste quattro rivali, perché ormai, cioè queste quattro, perché il Taranto forse un attimino più distante, diciamo Sorrento, Foggia, Cerignola, di ciascuna cosa dobbiamo temere, chi temi di più? Guarda, sicuramente una sorpresa che di questo campionato è il Sorrento, che sta facendo molto bene, se non ricordo male, il 15° risultato utile consecutivo, non perde... Sì. Non perde da quasi un girone. La seconda miglior striscia dopo quella del Bitonto. Sì, esattamente. E poi penso che le squadre più, diciamo, più temibili sono il Foggia, il Cerignola, il Taranto, comunque, che ci stanno facendo molto bene, stanno vincendo molte partite, stanno recuperando punti, diciamo. Però domenica è un bel turno. Domenica è una partita importante, la nostra, che se va bene possiamo allungare un po' di più. Su almeno una, almeno, cioè, in caso di vittoria almeno una, voglio dire, perché quella tra Foggia e Cerignola si potrebbe allungare. Allora Nico, sì, volevo fare una cosa, magari un gioco proprio al volo, proprio velocissimo, nel frattempo appronto il collegamento. Se la regia ci dà la possibilità di rimettere un attimo la prossima giornata di campionato con Luigi, volevo fare un gioco molto veloce su questo, esatto. Allora hai la possibilità di l'1x2, logicamente, classico. Cioè, allora, Porta va. No, togliamo la prima. No, ma a parte la prima. A parte la prima, no. Foggia Cerignola. Foggia Cerignola è una bella partita. Tutte e due le squadre hanno da guadagnare e da perdere molto, quindi X. Senti, Nardò Casarano invece? Quello che spero, sto dicendo. Certo, assolutamente. Nardò Casarano? Nardò Casarano 1. Nardò Casarano 1. Sorrento Taranto? Sorrento Taranto 2. E Team Altamura Gravina? Team Altamura Gravina, un pareggio. Over 3.5. Va bene, dai. Poi terremo a mente queste cose, tanto rimangono indelebilmente segnalate. Allora, vediamo un attimo se c'è la possibilità. Noi il collegamento lo abbiamo approntato, credo sia in linea. Pronto, siamo in linea con Marco Balestrino, giornalista, collega di Nocerina Live, per presentare
appunto il prossimo avversario del Bitonto. Ciao Marco e benvenuto al Ruggito Nero Verde, sei in linea? Ciao, ciao, Nico, ciao, buonasera ai tuoi ospiti. Non si sente, c'è un problema, un attimo Marco, ti chiedo di pazientare un attimo, non capisco che cosa stia succedendo, che mi dà qualcosa. Connesso per sì, è giusto, è giusto. Un attimo Marco, senza problemi, perché c'è un piccolo problema, anche allora. Il cellulare sta dando di matto all'improvviso, vediamo un po'. Ecco, ci siamo, ora ci sei, Marco, ci sei? Sì, eccoci, eccoci, ciao Nico, ecco. Buonasera, buonasera ai tuoi ospiti e tutti quelli che guardano la vostra trasmissione. Allora, grazie a te, benvenuto. Benvenuto Marco Balestrino, giornalista di Nocerina Live, ciao Marco, buonasera anche da parte mia. Ogni tanto la tecnologia ci fa un piccolo tradimento. Allora Marco, ci abbiamo a che fare tutti i giorni, quindi sappiamo i pro e i contro che purtroppo ci regala, diciamo così. È il bello della diretta. Marco, allora, come ci arriva questa nocerina, questo scontro contro il Bitonto di domenica al Città dell'Ulivo? Una nocerina che necessiterà sicuramente di provare a fare punti importanti verso la corsa salvezza. Sì, purtroppo sì, sono due anni a questa parte che la Nocerina non è sempre fra le pretendenti al salto di categoria, però deve fare di necessità virtù. Lo ha fatto l'anno scorso con Mister Visci della vecchia gestione, lo sta facendo di nuovo il presidente Maiorino quest'anno, cercando di conservare la categoria. Ci stanno provando, ha iniziato inizialmente con un progetto andato fra virgolette male con mister Di Costanzo, è subentrato mister Marcello Esposito con l'esperienza di Giovanni Cavallaro, ex calciatore di Nocerina e di Foggia tra le tante. Ci stanno riuscendo facendo necessità virtù, perché purtroppo il budget non è, è quello che è, per quel budget societario. I tempi sono quelli che sono, nessuno purtroppo riesce più ad innamorarsi della Nocerina e questo porta a tante situazioni che purtroppo fanno vedere la Nocerina lì al quart'ultimo posto in classifica dopo 21 giornate del girone H di Serie D. Sicuramente non è una sfida da vertice, anzi cerca punti appunto contro il Bitonto la Nocerina in chiave salvezza, però non penso che sia contro il Bitonto che riuscirà a fare o comunque tenti di fare punti la Nocerina. Manca il successo sicuramente da quasi due mesi, l'ultima vittoria della Nocerina risale alla trasferta di Taranto del 7 dicembre, quindi una Nocerina che sicuramente ha bisogno di punti, però questo successo manca in campionato da oramai quasi due mesi, sono a giorni sono due mesi che manca il successo, quattro pareggi e due sconfitte per la Nocerina nelle ultime sei partite praticamente. Eppure, nonostante le difficoltà, come hai detto anche tu, le vicissitudini, i cambi di panchina, di guida tecnica e così via, la Nocerina riesce a mettere in mostra anche degli elementi importanti. Mi riferisco in particolar modo a Liurni. L'altro giorno, in un collegamento telefonico con proprio credo Nocerina Live, dicevo che Liurni. Bisogna fare attenzione perché Liurni è il giocatore dei gol decisivi. Penso sì, che praticamente ha portato dei 19 punti che della Nocerina, 10 li ha portati, se non 12 li ha portati Liurni con i suoi gol sul finale. Vedi quello della Gelbison, vedi quello del 4-4 col Fasano, il gol a Taranto. Praticamente la maggior parte dei punti che ha la Nocerina in classifica li deve a questo giocatore. Bella sorpresa in un campionato che magari forse nessuno si aspettava da questo ragazzo, che comunque era conosciuto ai pochi prima dell'arrivo a Nocera, però sta facendo vedere la sua classe e si vede quando purtroppo non è in giornata che Liurni manca in campo alla Nocerina, perché se l'anno scorso avevi qualche calciatore che magari giocava a fasi alterne, però avevi chi ti risolveva la partita se non lui, quest'anno ai noi se non c'è Liurni difficilmente si accende la luce, al di là di comunque una fisionomia di squadra, un gioco che il mister Esposito sta cercando di dare, sta dando alla Nocerina, però come dicevamo deve assfoltito rispetto alla partita di andata, comunque la partita col Bitonto, la maggior parte dei calciatori, quella che anzi forse poteva essere l'ossatura della squadra è stata un po' smantellata, sono arrivati nuovi ragazzi interessanti che da qualche partita stanno facendo bene con la Nocerina, però c'è ancora tanto da lavorare, tanto da sudare per questa
salvezza che ci auguriamo da Nocera non passi per i playout, anche se visto un po' la classifica molto corta penso che sarà dura fino all'ultima giornata. Senti Marco, credi che la situazione sia soltanto legata al fatto dei giocatori o anche tutta la situazione societaria risente, influisce negativamente sulla squadra? Beh, sicuramente lavorare sapendo di avere un obiettivo, comunque avere una società forte alle spalle ti porta a risultati un po' migliori rispetto a quella di avere una certa incertezza, anche se ti posso dire tranquillamente da notizie che trapelano da Nocera, forse la Nocerina è una delle poche squadre, vuoi che ha un budget non rispetto alle squadre di vertici, che attualmente sta saldando e ha pagato tutti gli stipendi finora, quindi è una società sana. Il presidente Maiorino puntava a sanare la società rispetto ai danni e ai guai fatti dalla precedente gestione dei 2 anni di Serie D, quindi su questo piano sicuramente la Nocerina è una società sana, quindi questo, su questo si può garantire. Non vorrei che magari avere già lo stipendio da parte faccia un po' cullare i calciatori, mi auguro non sia così, però anzi sia uno strono in più a fare bene, visto che comunque non hai la difficoltà di pensare mi pagano o non mi pagano questo mese e quant'altro, sai, giochi magari forse con un po' di cattiveria in più, però mi auguro non sia così, anche perché fondamentalmente la Nocerina i punti che ha perso le ha perse contro le dirette concorrenti per la salvezza. Ha fatto punti a Taranto, ha fatto 3 punti, col Fasano in casa ha guadagnato 1 punto, parliamo di squadre di vertici, ha fatto 2-2 a Sorrento nel girone di andata, domenica prossima arriverà il Sorrento di un ex mister Maiuri a Nocera, quindi una Nocerina che purtroppo ha perso i punti, come spesso accade pure nei grandi campionati, nelle squadre che provano a vincere qualcosa, perdono le squadre negli sconti, vincono gli scontri diretti, perdono contro le meno favorite. Nocerina sta avendo un trend al contrario, però purtroppo perde molti punti con le squadre che lottano per lo stesso obiettivo dei Molossi. Io Marco vorrei chiudere questo collegamento con una domanda che poi in realtà ne sono due. La piazza di Nocera chiaramente è abituata a dei campionati sicuramente più importanti rispetto a una salvezza in Serie D, quindi quanto ribolle, diciamo, anche di amarezza oltre che di passione la piazza di Nocera, visto come stanno andando le cose. E poi l'altra cosa che ti vorrei chiedere è a Nocera che idea, che percezione c'è del Bitonto che domenica andrete ad affrontare qui in Puglia? Beh, sicuramente la classifica parla, basta vedere solo la classifica cannoniere, vedere Patierno al primo posto con 18 gol se non erro, già basta questo per far capire la dimensione del Bitonto, l'importanza al di là di Patierno, della rosa del Bitonto, l'obiettivo, sta facendo risultati importanti domenica su domenica, quindi sicuramente si sa che è una partita importante, una squadra di vertice, ci auguriamo che come ha fatto con riesca a strappare qualche punto al Bitonto, visto che comunque il Foggia forse ha mollato un po' la presa, non penso il Sorrento riesca a tirare la volata, quindi se magari qualche punto riusciamo a portare via da Bitonto domenica sarebbe cosa ben gradita, anche se essendo da tifoso, da realista ti posso dire che probabilmente sulla carta non c'è partita. Per quanto riguarda, diciamo, la dimensione e il fatto del tifo di Nocera, Nocera sì, è una piazza esigente, però sono tante le questioni che hanno portato un po' al disinnamoramento proprio delle persone verso la Nocerina. Basti pensare che negli anni scorsi il campo attorno c'erano 50-60 sponsor, quest'anno ci sono 2 cartelloni, già che non c'è un amore, un voler fare uno sponsor la domenica, oppure vedere 500-600 persone in uno stadio che ne fa 7-8 mila, ne ha fatte 7-8 mila, è vero che il calcio è cambiato, però questo fa male. Per di più, quando ci si mettono fattori, fra virgolette, esterni, come quei daspo che sono scattati dopo la partita di Taranto, così, un po', diciamo, immotivati, precauzionali, qualcuno li ha definiti addirittura, perché praticamente si è andato a condannare 66 tifosi circa per degli oggetti ritrovati in quella trasferta, che non si sa che cosa sono, dai verbali si dicono che siano mazze e quant'altro, vabbè, però questo non ci compete, però già penalizzare una squadra che fa del tifo caldo il suo punto di forza e toglierlo, da lì poi ne è scaturito, non so se lo sapete, lo sciopero proprio del tifo organizzato a Nocera, quindi
molto probabilmente i gruppi organizzati non verranno a Bitonto, quindi già è una sconfitta in più, quindi fai un 1 più 1 più 1. Speriamo che sta sfortuna si lasci presto, perché praticamente è un po' come la nuvola di Fantozzi che ci rincorre presto presto, scappa una cosa e ne arriva un'altra, però ci piove addosso oramai da non so quanto, siamo zuppi proprio. Grazie a Marco Palestrino, giornalista di Nocerina Live, che è stato questa sera con noi a Ruggito Nero Verde. Ciao Marco, grazie. Ciao, ciao, grazie a te, a domenica. Avremo modo di incontrarci domenica, sicuramente, visto che sarà al Città degli Ulivi. Ciao Marco e grazie. Ciao, buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie a voi. Grazie mille. E allora, era Marco Nocerino di Nocerina Live, allora Palestrino di Nocerina Live, un po' sposto le parole. E allora cerchiamo di vedere un po' più da vicino, effettivamente, di conoscere un po' più da vicino la Nocerina attraverso il famoso Vangelo secondo Mario Romano. Allora, Mario Romano che ci indica come la Nocerina sia espressione, società nata nel 1910, quindi ultra centenaria, e Nocerina che è espressione sia di Nocera superiore che Nocera inferiore, seppur giochi al San Francesco d'Assisi di Nocera inferiore, ha nella suo curriculum, nel suo palmarès, vanta anche 3 partecipazioni ai campionati di Serie B nel 47-48, quindi poco dopo nel dopoguerra, 78-79 e nella stagione 2011-2012, poi innumerevoli partecipazioni anche nei campionati di Serie C1 e C2. Attualmente occupa il 14° posto in classifica con 22 punti, dei quali 10 ottenuti tra le mura amiche del San Francesco e 12 in trasferta. Nardò con 3 vittorie, 3 di misura per 1-0 a Nardò, Santa Maria Capoavetere contro il Gladiator e Taranto, 3 pareggi esterni, Sorrento per 2-2, Gravina 2-2 e Grumentum 2-2, quindi vince fuori casa 1-0 e pareggia fuori casa per 2-2, e 5 sconfitte a Brindisi per 1-0, Altamura per 2-1, Agropoli per 4-2, Cerignola 3-1 e Foggia 2-0, con uno score di 13 gol siglati e 18 subiti. Ultima vittoria in casa, come detto anche da Marco Palestrino, risale al 7 dicembre 2019, l'1-0 allo Iacovone di Taranto. Miglior marcatore è Lorenzo Liurni, classe 94, nato a Terni con 10 reti, nel 2017-18 ha giocato anche nel Prato in Serie C con una rete in 26 presenze. Poi da segnalare anche le 3 reti del classe 99 Simone Sorgente e del classe 88, 2 reti del classe 88 Raffaele Pozziello, 2 reti anche per Emanuele Danna che è un classe 82 che però vanta anche delle presenze in Serie A con il Chievo Verona, circa 9 presenze, e nella stagione 2008-2009 poi tanta Serie B con Piacenza, Arezzo e Pisa, e nel 99-2000, io non lo ricordo onestamente ma mi fa piacere, faceva parte anche della rosa del Milan. I precedenti in Serie D nella stagione 2007-2008, il 7 dicembre 2008 Bitonto Nocerina un 4-0 casalingo subito dal Bitonto, confermato anche dal buon Graziano Moretti in cabina di regia, e nella stagione 90-91, il 10 marzo 91, te lo ricordi Graziano, Bitonto Nocerina 6-0, qua Graziano perde nei confronti di Mario Romano perché Graziano non se lo ricorda, non può intervenire Graziano. Sono gli ex della gara e sono esattamente Riccardo Lattanzio, che nel 2007-2008 ha vestito la maglia dei Molossi Rossoneri con 5 reti in 21 presenze, Paolo Lomasto nel dicembre 2017 per la seconda metà della stagione con 8 presenze, e Marsili nel 2010-2011 in Serie C con 22 presenze e 2 reti, e poi anche nella stagione successiva in Serie B con 13 presenze. Sarà squalificato nella Nocerina, è stato fermato dal giudice sportivo per 2 giornate, Vittorio Russo. Abbiamo visto in sovraimpressione le immagini anche del pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Nardò per 1-1. Allora, dopo questo, logicamente, questo commento, o meglio questa presentazione di avversario secondo Mario Romano, collega di Data Sport, Luigi, come la vedi questa partita con la Nocerina domenica? Quale potrebbe essere il fattore scatenante vincente? Sicuramente, come tutte, è una partita complicata. E poi la Nocerina sta attraversando un periodo non buono, quindi è costretta, diciamo, a far risultato.
Per questo dobbiamo affrontare questa partita come l'abbiamo affrontato tutte le altre, con concentrazione, umiltà e grande, grande sacrificio. Credo che questi siano, insomma, i diktat che poi Mister Taurino puntualmente ogni Sì, settimana sì, sì. inculca nei suoi ragazzi, settimana dopo settimana, per arrivare poi all'obiettivo finale, che è quello, insomma, di portarsi via quanti più punti possibile durante la partita. Allora, prima di vedere la locandina, o meglio, vediamo la locandina Sì, diamo le le informazioni informazioni per l'abitato anche Serino. eventualmente per i tifosi campani. Allora, come detto già in apertura, la gara si giocherà alle ore 14:30, quindi prestate attenzione, gara che si giocherà alle 14:30, non alle 15, non alle 15:30, alle 14:30 allo stadio Città degli Ulivi. Ovviamente conoscete i punti vendita, i punti prevendita, conoscete i costi dei biglietti. Chiaramente l'appello, ancora una volta, non ci stancheremo mai, perché notiamo una città tiepida, bisogna dirlo, Nicola. Questo Bitonto è primo in classifica, 17 risultati utili consecutivi, è primo da oltre 3 mesi, ma la città è ancora purtroppo tiepida e questo non è un bene. Scusatemi lo sfogo, non so, ogni tanto devo fare uno sfogo a puntata. Oggi faccio questo sfogo: bisogna affollare lo stadio in casa e in trasferta, bisogna seguire questa squadra, questi ragazzi. Questo è una chiamata alle armi. Riprendo le parole del presidente, una chiamata benevola alle armi. No, non è che vi presentate, state calmi, ma bisogna venire allo stadio a sostenere questa squadra che sta lottando per un sogno enorme, un sogno mai raggiunto a queste latitudini, in questa nostra amata città, amata talvolta No, bistrattata città. diciamolo francamente, la nostra è un'amata città. Ci sono tante cose tante cose che vanno bene, altre cose che non vanno, ma credo che sia Ma noi logico in qualsiasi paese del mondo. Il problema di fondo è che c'è una società sportiva che quest'anno sta facendo veramente tanto, tanto. Il presidente ha investito tanto, ci sono tante situazioni che si stanno sviluppando in positivo, ma anche per quanto riguarda la tifoseria è ancora abbastanza tiepida, cioè non vediamo molta partecipazione se non le solite persone che vengono sempre, se non Non il gruppo intendiamo i ultras. gruppi No, ultras, no, la no, tifoseria, assolutamente. parlo come Cioè, risposta della città. piacerebbe vedere molta più gente allo stadio, perché i ragazzi si sentirebbero molto più amati, molto più abbracciati da tutta la cittadinanza bitontina, e sarebbe anche questo un fattore scatenante per poi portare, insomma, la squadra sempre più in alto. Insomma, se la cosa va in una certa maniera, noi rischiamo veramente di fare un grande salto in avanti, e A credo, a prescindere, memoria, a vedo Mario prescindere, Sicolo, insomma, a che non ci sia mai prescindere, a stata una. prescindere da quello che può essere, Sì. che noi ci auguriamo tutti, ma per arrivare a quell'obiettivo devono essere tutti partecipi, Esatto, c'è tutte le bisogno dell'aiuto di componenti di tutti. questa città. Perché una società, un gruppo di ragazzi, uno staff tecnico da soli non possono No, farcela. Perché assolutamente. non dimentichiamo che andremo in questo girone di ritorno in piazze, in stadio, in città dove c'è un tifo calorosissimo. Calorosissimo, Certo. quindi è giusto che anche chi venga a Bitonto trovi a Bitonto il giusto tifo per la squadra di casa. Questo è il messaggio, perché è dispiaciuto vedere in una ripresa nazionale come è stata Bitonto Fasano, praticamente la tribuna, la gradinata scoperta praticamente con Vuota. 8-10 persone, completamente vuota. Quindi è giunto il momento che tutta la città Non c'era deve nemmeno brutto, non c'era crederci nemmeno brutto per tempo, non c'era davvero niente. a questo obiettivo, deve stringersi attorno alla squadra, lottare insieme a questa società, a questa squadra, a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario contro altre città importanti, non dimentichiamolo mai, non dimentichiamolo mai. Quindi è giunto il momento che tutta la città risponda presente. Punto, stop, cioè non Su ho questo altro ha da aggiungere. assolutamente, assolutamente ragione. Va bene. Allora, rapidamente, le ultime indicazioni, Nicola. Sì, per domenica, perché so che c'è un'iniziativa Sì, ci sono un particolare. paio di idee interessanti per domenica. Allora, innanzitutto diamo, in caso ci siano tifosi della Nocerina in collegamento con noi, le indicazioni che abbiamo già pubblicato sulla pagina Facebook prima di andare in onda con questa puntata, ovvero disponibili soltanto 50 tagliandi in prevendita, quindi non ci sarà possibilità per i tifosi della Nocerina di acquistare il biglietto dal botteghino dello stadio
Città degli Ulivi, botteghino che invece per il pubblico di casa sarà attivo a partire dalle ore 13, lato chiaramente Via Megra, per i tifosi della Nocerina, quindi possibilità solo di acquistare il biglietto in prevendita con biglietto nominale, quindi presentando valido documento di riconoscimento di identità attraverso il circuito Webland Ticketland 2000, ovvero il circuito appunto della vendita dei biglietti del Bitonto nei punti vendita della provincia di Salerno. A Nocera non c'è questo punto vendita, credo che il più vicino sia il Bar Mazzarino di Pagani, che è un comune limitrofo appunto a Nocera. Nocera Inferiore. Questo per quanto riguarda prevendita attiva tra l'altro per i settori ospiti, 50 biglietti, lo ricordo, fino alle ore 18 di sabato ed è già attiva da questo pomeriggio. Ricordo un po' per i più affezionati, che per quanto riguarda l'infermeria si sta svuotando, come mi aiutava anche il buon Gigi prima di andare in onda, ha ripreso ad allenarsi Gargiulo, tutto ok per Piaruli che ha, voglio dire, superato i postumi del virus influenzale che l'ha tenuto all'ultimo fuori dalla partita con l'Agropoli. Si sta allenando anche lentamente, sta riprendendo Montaldi, Montrone da valutare un attimo, però nulla di grave. Tornerà sempre più forte di prima il nostro capitan leone Gianni Montrone. Montrone. E Sarà come squalificato sì. Colella, scusami. Nicola e nient'altro, e poi ci sono le iniziative. E infatti una di queste iniziative, proprio per quanto riguarda la giornata di domenica, è l'iniziativa Tifa per noi Generazione Neroverdi. Infatti al Città degli Ulivi, nel match contro i Molossi Rossoneri, saranno presenti gli iscritti delle scuole calcio della nostra città, cioè in pratica la Polisportiva Bella Vista, l'USD Olimpia Bitonto e l'ASD Bruno Soccer School, che andranno a riempire in pratica i gradoni presenti, quelli in pratica, per farci capire, di fronte alla tribuna centrale. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, saranno accompagnati dai genitori, quindi Assolutamente. proprio per portare ulteriore sostegno al Bitonto. E logicamente questi giovani tifosi chiediamo non soltanto di colorare in nero verde tutto il nostro stadio, ma anche di incitare il più possibile i nostri ragazzi. E dovrebbero essere di esempio tutti i ragazzi delle scuole calcio per portare ancora di più gente allo stadio e riempire questo Città degli Ulivi che comincia veramente a diventare importante per i ragazzi ancora di più, settimana dopo settimana. E questo credo che sia la foto emblematica che è stata scattata qualche tempo fa in occasione Di tanto di un'altra giornata, documento esatto, di un'altra giornata della nero provincia. verde, tutti uniti per la nostra città, con tutti i bambini che poi hanno cominciato a essere seduti lì e poi sono stati inglobati all'interno della tribuna centrale, perché poi si scatenò un nubifragio, se non ricordo Sì, male. Per cui fu la famosa fu gara dei la famosa. 55 minuti giocati e Esatto, 35 recuperati. Gigi, cosa ti aspetti domenica dalla città di Bitonto? Mi aspetto che vengano in tanti, perché comunque il tifo, il calore trasmesso fa molto bene alla squadra e può aiutarci molto nel campo. È tutto per questa sera, Non grazie. è Non è tutto, tutto. perché domenica ci sarà un'altra grande Ma non hai sorpresa. detto niente, un big surprise. Allora, non saluto Luigi, vuoi dire tu la No, big surprise? Dai, allora. domenica. Tutti a casa di Michelangelo? No, No. se sono tanti, è difficile metterli in casa, non è proprio enorme. Nel giardino. Niente, domenica, tifosi del Bitonto, prima della partita, sarà diffuso dai gestori dell'impianto musicale Ai potenti dei mezzi. potenti mezzi di Radio Doppio Zero, sarà diffuso il nuovo inno del Bitonto. Ve lo abbiamo annunciato 2 settimane fa, che alla partita casalinga, dopo quella col Fasano, avremmo avuto il nuovo inno. Avremmo voluto darvi un'anticipazione. Stiamo lavorando su un video che possa essere che possa fare da corollario alla base musicale. Vi teniamo la sorpresa fino a domenica, quindi un ulteriore motivo in più per venire allo stadio per ascoltare E il nuovo comincia inno del Bitonto, che ci auguriamo metteremo prima della partita e speriamo di poterlo essere di utilizzare buon per auspicio. Poi festeggiare magari a fine sulla partita. pagina ufficiale del Bitonto metteremo anche il testo, così lo dovranno imparare per poi E cantare sarà settimana dopo. distribuito il testo allo Sarà stadio. distribuito. Allora, Abbiamo già stampato le copie. le ha scritte tutte come l'amanuense di notte, Nico Biscardi. Adesso possiamo ringraziare Luigi Gianfredo. Assolutamente. Allora, Gigi, grazie per essere stato con Grazie noi stasera. a voi. Quando vuoi, come al solito, come abbiamo detto sempre a tutti, Radio Doppio Zero è a vostra disposizione se volete venire a passare una mezza serata con noi. Nico Biscardi, grazie.
Grazie a te Nicola, grazie a voi tutti, grazie a Luigi chiaramente. E grazie a voi per averci seguito anche questa sera con il Ruggito Nero Verde. Mi raccomando, sempre in contatto con la pagina ufficiale sia di Radio Doppio Zero che del Bitonto Calcio. Da Nicola Vacca è tutto, grazie e la più cordiale buonasera. Questo programma è stato offerto da... Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolori alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. 'Cause we don't wanna grow up.